Bentrovati. A distanza di 10 anni, o forse anche più, torniamo a parlare di trivellazioni. Nel corso di questo decennio tantissime sono state le manifestazioni per dire no alle trivellazioni, non solo cortei, manifestazioni, forte prese di posizione, ma financo anche un intervento presso le varie sedi dove si è fatto sempre una forte, costante battaglia per dire no alle trivellazioni, no alle trivellazioni in mare, no alle trivellazioni in terra ferma. E le trivellazioni in questo profondo sud riguardano il Val di Noto. C'è un comitato che è nato, il comitato No Triv, che raggruppa nella fattispecie i comuni di Noto, Avola, Rosolini, Modica, Ragusa e Scicli, e per affrontare questo argomento nel decennale, possiamo definirlo così, di una lotta che un po' tutti ritenevamo oramai conclusa a favore di un decennale e definitivo no alle trivellazioni, l'argomento torna prepotentemente di attualità. Affronteremo questo tema con il dottor Paolo Pantano, coordinatore dei comitati No Triv, che ripeto raggruppa Noto, Rosolini, Avola, Modica, Ragusa e Scicli, e con il dottor Fabio Pisana, presidente Agenta 21 di Noto. Bentrovati. Dottor Pantani, io ho fatto riferimento a questi 10 anni che sono trascorsi. Io mi ricordo anche una grossa manifestazione che è partita da Noto, attraversò Casarrossa e anche buona parte della strada che porta a Rosolini. In quell'occasione mi ricordo c'era anche la presenza dell'allora vescovo di Noto, Monsignor Giuseppe Malandrino, e ci fu il forte, deciso no, gridato con forza da tutti quanti parteciparono alle manifestazioni per dire no alle trivellazioni. All'epoca era la Panther Oil, se ricorda questo particolare, a portare avanti l'itinerario, il percorso delle trivellazioni. Oggi non è la Panther Oil, è un qualcosa che ha sostituito la Panther Oil, però si ritorna a parlare prepotentemente di trivellazioni a seguito del provvedimento dell'assessorato territorio e ambiente della regione siciliana. Sì, in effetti dopo più di 10 anni, perché questa vicenda cominciò nel 2004 quando ci fu appunto l'autorizzazione della concessione o permesso di ricerca denominato Fiume dell'Aro, di allora 747 km quadrati, che investiva 3 province, Siracusa, Ragusa e una parte anche di Catania. Poi ora è stato ridotto a 660 km quadrati, però questo permesso di ricerca comprende anche, c'è scritto nel decreto che appunto è stato firmato dall'assessore al territorio, delle zone straordinarie, stupende, dove c'è i fiumi, fiume il Tellesimo, l'Irminio nella zona del Ragusano e Cava Paradiso nella zona che è un paradiso terrestre davvero, insomma, per la biodiversità, e che a suo tempo siamo riusciti a salvare perché del fatto che volevano togliere il deflusso minimo vitale di questa zona, riuscimmo a bloccarlo a suo tempo, e quindi tutto il Prainito praticamente, e quindi sottoposto a questo pericolo, e quindi appunto abbiamo avvertito gli amici e le associazioni di Rosolini, il sindaco eccetera, questo pericolo. E poi guardate, visto che siamo una trasmissione di Noto, tutto Noto, è in pericolo anche la zona di Noto Antica, Cava del Carosello, cioè dove c'è il santuario della Madonna della Scala, Madonna della, insomma, Scala. Quindi come possiamo chiamarla? Una profanazione per il territorio, o per i credenti anche una profanazione di una zona che ha archeologicamente importante, perché lì ci sono appunto le concerie, ma dove c'è Noto Antica, dove c'è... Ci sono le nostre origini, sono le origini di questa parte della Sicilia, cioè Noto Antica è ancora rappresentata, è la città che è appunto da cui è poi è nata anche la Noto attuale, e dove c'è anche sull'alto corso del fiume Asinaro,
Ma cosa rappresenta il fiume Sinaro? Il fiume Sinaro è la storia, di nuovo, un fiume storico, è un geosito, è una valle glaciale. C'è, per chi non lo sapesse, da naturalista ed economista, ma anche naturalista, io quindi mi considero così, anche dove c'è la Pteris vittata. Cos'è? È una felce antichissima, rarissima, e quindi. Cioè, quindi queste sono straordinarie cose importanti. Fu scoperta tempo fa anche la Zelkova sicula, che era, sembrava estinta, eppure c'è, ora a Bucchieri è rimasto una. Ma, quindi anche questo, quindi questo è il nostro territorio. La grande ricchezza è la biodiversità, ma ecco, da economista dico anche che è una grande ricchezza per il modello economico, che noi siamo un modello economico per tutto, l'hanno detto tantissimi giornalisti, tantissimi intellettuali, eccetera, perché è un modello fortemente avviato sul turismo e sul turismo, anche noi diciamo, anche un turismo importante, insomma, è un turismo, e poi sull'agricoltura, soprattutto biologica, di qualità, di eccellenza, ma è punta molto sulla cultura. Questa è, diciamo, la cultura enogastronomica, ma la cultura in generale, perché noi stiamo assistendo anche a Noto e dintorni, diciamo, anche delle manifestazioni culturali di grande interesse. Grazie. Quindi, dottor Pantano. Fabio, presidente Agenda 21 Noto, quale iniziative ci sono in programma, e soprattutto, visto anche che molti comuni, e non ultimo anche il comune di Noto con il sindaco, si è opposto con fermezza a queste trivellazioni, ma come vi state organizzando, quale sarà la strada che percorrerete per dire ancora una volta no alle trivellazioni nel Val di Noto? Allora, noi come forum di associazioni e come strumento riconosciuto dal Comune di Noto, quando abbiamo appreso la notizia di questa autorizzazione non abbiamo potuto far altro che diciamo, unirci immediatamente al coordinamento dei comitati NoTriv, in quanto noi ci occupiamo di sostenibilità, e siamo quantomeno perplessi di quella che è la visione che gli amministratori hanno di questo territorio, che sembra essere una visione alquanto ambigua, perché se da un lato si portano avanti il progetto di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei, certo, non si capisce come poi a valle si possa consentire il rilascio di autorizzazioni che puntano alla ricerca di idrocarburi e all'estrazione di prodotti petroliferi. Ecco, detto questo, come appunto organo e strumento comunale, noi abbiamo invitato il sindaco facendo una richiesta scritta che è stata protocollata proprio stamattina ad mettersi in contatto con il sindaco di Rosolini, l'avvocato incatasciato, che durante l'ultima riunione del coordinamento NoTriv si è detto favorevole all'avvio di un confronto con gli amministratori degli enti coinvolti da questa autorizzazione. Ecco, quindi noi come strumento comunale, ripeto, abbiamo fatto questa richiesta per stimolare l'amministrazione comunale, il sindaco di Noto, a mettersi in contatto con il sindaco di Rosolini e creare un tavolo di confronto permanente, un tavolo di confronto politico istituzionale che poi sia in grado di parallelamente a quelle che sono e saranno le iniziative portate avanti dal coordinamento dei comitati, a dare una risposta forte che non proceda in maniera frammentata. Abbiamo sentito il sindaco di Noto che si è reso subito disponibile a presentare il ricorso al TAR, è vero, ma io mi domando, il problema non è un problema comunale, ma è un problema intercomunale che coinvolge più enti locali. Quindi riteniamo che sia quantomeno doveroso creare un tavolo di confronto che sia in grado di muovere delle iniziative comuni, forti e valide, in modo da favorire una volta e per tutte quella svolta che questo territorio aspetta, ovvero una svolta che non guarda più a forme di investimento che non hanno nulla a che fare con la vocazione del territorio, che è una vocazione prettamente turistica, ambientale, culturale, ma appunto valorizzi quelle che sono le peculiarità del territorio.
Dottor Pantano, siamo in conclusione, però volevo che ci riferisse, ho sentito che ci sarà una raccolta di firme, dei banchetti sì. predisposti tra qualche giorno nella città di Noto, ma anche negli altri centri. Sì, in effetti tramite la nostra amica Ingrid è qui presente, ma diciamo un gruppo, abbiamo appunto messo in cantiere questa iniziativa di fare durante la festa dell'ottava di San Corrado un tappeto di riso colorato col nostro simbolo, che è questo qui, però che parte, questo voglio sottolineare, dai nostri sì, che sono sì al turismo, sì all'agricoltura, sì alle energie rinnovabili, sì alla cultura e di conseguenza un no assoluto alle trivellazioni. Quindi faremo anche un banchetto informativo, abbiamo avuto già l'autorizzazione e quindi diciamo che sarà un momento anche appunto di informazione, di sensibilizzazione dei netini, ma anche di tutti i turisti che fortunatamente vengono alla nostra zona, perché debbono capire che questo modello economico che vorrebbero realizzare va contro gli interessi di tutti gli operatori turistici, agricoli, e quindi dovrebbero essere vicini a noi. Quindi stiamo facendo anche una piccola raccolta fondi per cercare di appunto fare dei manifesti, fare insomma, delle iniziative. Si è tornati quindi indietro di più di 10 anni. Noi vogliamo andare avanti, vogliamo andare avanti dicendo appunto, facendo in modo che questo territorio e questi popoli e queste persone che vivono in questo territorio vivano meglio senza trivelle. Grazie dottor Pantano, io ringrazio i miei ospiti, l'argomento lo ricordo, le trivellazioni, il comitato No Triv, che raggruppa poi diversi centri dell'intera, se li vuole leggere. Ecco, volevo soltanto allora aggiungere che ci sono state tantissime adesioni di associazioni, non solo locali, Ente Fauna, Agenda 21, l'ISVNA dell'Avvocato Balsamo e soci, il WWF nazionale e del Val di Noto, l'Italia Nostra nazionale e provinciale, Decontaminazione Sicilia, l'AMPI di Noto e Diavolo, lo Sciami, il Rifiuti Zero di Siracusa, Passione Civile, Carchiorchio Club di Rosolini, Lega Ambiente Siracusa. Io penso anche il Vescovo si è espresso anche dicendo anche con un argomento forte, ha usato una parola forte, il barbarismo del petrolio, e quindi poi Leo Gullotta e tanti altri testimoni, al cantante, i Tinturia con cui abbiamo fatto dei video, e poi tantissime altre associazioni del Ragusano, del Modicano, appunto le Proloco, si fa fronte comune contro le trivellazioni. Tutti in comune, tante associazioni, tanti cittadini e tante diciamo intellettuali anche sono, anche in questo momento vediamo anche i rappresentanti delle istituzioni e anche il Vescovo della Diocesi. Grazie dottor Pantano, io ringrazio i miei ospiti, il dottor Paolo Pantano, coordinatore dei comitati No Triv, il dottor Fabio Pisana, presidente Agenda 21 Noto. Grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per domani.